Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Video in collaborazione con YesStyle. Sapete che partecipo al partner influencer da qualche mese, anzi in realtà da un annetto. Spesso ricevo prodotti gratis di skincare e ogni tanto partecipo a dei contest speciali. Il contest speciale a cui ho partecipato un mesetto fa circa è un contest relativamente allo stile francese autunnale a livello di abbigliamento. Quindi ho vinto un buono da 100 euro da spendere sul loro sito per i prodotti in stock per emulare l'abbigliamento francese autunnale. Prima di partecipare ho cercato un pochino per capire come fosse l'abbigliamento francese e sono rimasta un po' esterrefatta dal fatto che io in realtà ho già uno stile abbastanza francese, soprattutto quando ero più giovane. Quando ero nella fascia d'età dei 10 ai 15 anni, sono sempre stata un po' particolare, un po' diversa dai miei coetanei. Io amavo questo stile, quel modo di vestire che poi ho scoperto essere lo stile francese. Allora, partiamo, ho segnato dei punti chiave per quello che riguarda vestirsi alla francese. La semplicità prima di tutto. Allora, le francesi hanno gusto, ma si vestono in maniera molto semplice per poter andare in giro con i mezzi pubblici, quindi non vedrete mai una francese con tacchi a spillo e tailleur che va in ufficio. Poi il secondo punto è un punto, a mio avviso, molto importante. Sono capaci a padroneggiare le tendenze, quindi fanno delle tendenze di stile il loro stile personale e un po' mi rivedo in questa cosa. Poi terzo punto è capi classici, mood casual. Quindi utilizzano dei capi classici che possono essere ad esempio un tubino nero, chi non ha un tubino nero nell'armadio, ma lo abbinano a uno stile casual, quindi magari tubino classico con una sneaker piuttosto che con una giacca di jeans o con un blazer, ma non li vedrete mai con un tailleur, giacca e pantalone. Il quarto punto invece è puntare sulla tradizione e renderla moderna. Quindi sono sì tradizionali, cappotti, trench, soprabiti, pantalone dal taglio classico, ma hanno la tendenza a modernizzare tutto ciò che indossano. Quinto punto, scusate, ultimo ma non per importanza, è non marchi, quindi non vestiti con marchi evidenti, ma piuttosto stampe. Allora, dopo che ho fatto la quadra di tutti questi 5 punti, che a mio avviso sono i punti principali, ho deciso che cosa ordinare sul loro sito. Non voglio comprare, prendere dei capi solo perché mi sono stati regalati che poi non utilizzerò mai, quindi sono andata sul sicuro e ho preso dei capi che so che all'interno del mio armadio verranno non utilizzati, di più usati e strausati. Allora, poso il telefono, qui ho la rella con i capi che sono andata a prendere. Allora, primo capo, questo è rendi moderno ciò che è tradizionale, quindi sono andata a prendere questa giacca, questo montoncino, chiamiamolo così, finto sintetico, che è un classico, soprattutto a Parigi dove fa un po' freddo, ma rivisitato in chiave moderna. È fatto così, dentro è bellissimo perché è veramente molto morbido e ho preso una taglia S. Ovviamente è over perché è un'altra cosa, non vedrete mai
le donne francesi con capi che li strizzano, le strizzano, quindi sono sempre molto comode. Questo è il giubbino, mi piace tantissimo, ha come potete vedere la manica in simil montone e la parte sopra invece in ovviamente tutto sintetico, in montone sintetico. Poi, allora, vi faccio vedere il pantalone che ho preso. Il pantalone è un pantalone taglio classico, ovviamente, ma rivisitato in chiave moderna, quindi pantalone a vita alta grigio con le pants sul davanti e sul dietro, fatto largo largo largo, quindi un pantalone palazzo. Il grigio è un grigio meraviglioso, devo provarli perché ho paura, anche se in realtà non so, vediamo se vado indietro, non sono così lunghi, ma poi adesso no, perché sono tornata dall'ufficio e quindi sto facendo questo video un po' in velocità, ma stasera prima di andare a dormire magari provo tutto e vi lascio poi una clip dell'outfit completo. L'altro pezzo che ho preso è questa camicia. Abbiamo detto no brand, sì stampe. Potevo non prendere una camicia con questa stampa meravigliosa. La camicia è fatta tipo in rasetto, vedete? Non è cotone, ma è un materiale ovviamente sintetico, ma che vira al raso. E questa mi piace tanto. Mi piacciono i polsini, che sono dei polsini alti, mi piace il colletto che è fatto a punta, ovviamente mi piace la fantasia, vado un po' indietro per farvela vedere, penso che anche questa sia una camicia un po' over. Ora, intanto voglio ringraziare YesStyle perché con me sono sempre tanto carini e gentili per avermi inviato questi prodotti. Poi, adesso mi spoglio, dopo cena magari vi faccio vedere com'è l'outfit completo. Allora, questo è l'outfit completo. Devo dire che i pantaloni, giusto giusto per un pelo, devono essere accorciati. Questo è com'è, vi faccio vedere bene la camicia, anche dietro. Mi piace moltissimo tutto. Il montoncino completa l'opera. Così, e immaginatela con un cappello tipo basco, con un polacchino. Devo dire che a mio avviso questo è lo stile francese per eccellenza. Utilizzerò sicuramente tutto e vi faccio vedere un prodotto sempre di YesStyle che ho ricevuto per la skincare e poi vi saluto. Allora, vi mostro il prodotto sponsorizzato questo mese da YesStyle della marca Kane, o Kane, a seconda del fatto che vogliate dirlo nella maniera inglese oppure no. Questo è il suo pack primario, il pack secondario all'interno è fatto così. La bottiglietta è in plastica riciclata, è un prodotto 100% vegano, mi piace tantissimo anche da poterla riutilizzare. Sto parlando di questo tonico viso al tè verde e al limone. Facciamo la premessa che ultimamente trovare tonici che siano puramente tonici è un po' difficile perché vendono tutti acque micellari, ma noi vogliamo il tonico che viene applicato dopo la detersione del viso. Questo tonico ha proprietà riequilibranti, idratanti, è ipoallergenico, va bene per le pelli stressate e antinquinamento, fatto da verde fermentato per 72 ore e devo dire che davvero mi è piaciuto moltissimo. Anche il profumo è un profumo molto delicato e questo qui è il prodotto davvero valido.
valido, non l'ho ancora utilizzato, ma sicuramente avrò modo di parlarvene, perché già dalla prima impressione, dalla first impression, davvero mi piace moltissimo. Ve ne parlerò appena lo utilizzerò e vi farò sapere come mi sono trovata. Ok, allora ragazzi, volevo ringraziarvi come al solito per aver passato il vostro tempo in mia compagnia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento, scrivetemi perché non vi piacciono, io li accetto sempre, poi mi irritano un pochino, come qualcuno ultimamente sotto un mio video ha scritto ultimamente video un po' noiosi, e vabbè, però condivido anche il parere altrui. Cercherò di annoiarvi un po' meno, spero di annoiarvi un po' meno, e comunque non siete obbligati a guardare i miei video, anche se vi fa piacere, certo, come negarlo. E ci vediamo al prossimo video, vi saluto e a presto!